sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Siamo alla tua presenza, oh Signore Gesù, illuminati da questa breve ma intensa pagina della prima lettera dell'Apostolo del tuo cuore, San Giovanni. Ci accingiamo dinanzi a te, ecco, a contemplare il mistero del tuo sangue, mettendoci anzitutto in ascolto. San Giovanni ci ha detto che il tuo sangue ci purifica da ogni peccato. E chi pensa di essere senza peccato, chi pensa o lo dice, non è che in realtà lo sia, ma semplicemente inganna se stesso e è lontano dalla verità. Ecco. La prima cosa che ci ricorda la contemplazione del mistero del tuo sangue è appunto la motivazione per cui esso è stato versato: lavarci dai nostri peccati. Quando ci accostiamo al sacramento della penitenza, noi dobbiamo pensare veramente, ecco, non è un modo di dire, ecco, una pia espressione, quando il sacerdote stende le mani e ci dice: io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è come se prendesse l'aspersorio, lo infilasse nella ferita del tuo costato, proprio andando a prendere il tuo sangue dalla sua sorgente, che è il tuo cuore, e lo aspergesse sulle nostre anime. Ecco. E per quel sangue immediatamente diventano candide come la neve. Ecco. Chi pensa o dice di essere senza peccato sta di fatto, ecco, anche se evidentemente quasi nessuno se ne rende conto, misconoscendo il valore del tuo sangue e in un certo senso, non vorrei dire disprezzando, ma quantomeno non considerando adeguatamente e seriamente il mistero della tua dolorosa passione, che ha comportato l'effusione di tutto il tuo sangue fino all'ultima goccia. La trafittura del costato, sappiamo che nel cuore si concentrano, ecco, le ultime stille di sangue, e anche quelle hai voluto versare per noi, ecco, proprio per, fino all'ultima goccia, come per dirci: tutto versato per te. Molto interessante anche la formula della consacrazione: versato per voi e per la moltitudine, pro multis, in latino. E il testo latino rende molto bene il fatto che purtroppo, ecco, da molti quel sangue è disprezzato, è calpestato, dice qualche passo della scrittura, vanificato nella sua potenza, pur essendo di valore infinito. Ecco. Ieri meditavamo come Santa Teresa d'Avila affermava il vero, dicendo che una sola goccia di quel sangue sarebbe bastato per la sua infinita preziosità a redimere infiniti mondi, non soltanto il nostro, ma qualora esistessero tutti quelli esistenti in tutto l'universo. Eppure l'hai versato tutto. Meditare sul tuo sangue significa pensare anche un po' come è fatto il nostro sangue umano, perché il tuo era sangue umano, che sia appartenente al Figlio di Dio, e certamente il suo essere lo strumento di distruzione del peccato, perché questo è il tuo sangue. Il peccato fabbrica il male e il tuo sangue lo distrugge. Solo il tuo sangue lo distrugge, non ci sono altri modi per togliere il male. Lo sentiremo anche nel canto che seguirà il silenzio. Non ci sono altri modi per distruggere il male. E vogliamo osare, ecco, di comprendere un po' il mistero del tuo sangue pensando a come è fatto il nostro sangue umano, a cosa c'è dentro, a cosa serve. Sappiamo che il sangue è, numero uno, l'alimento di tutte le nostre cellule, di tutto il nostro corpo.
Io sto parlando, il cervello funziona perché è irrorato dal sangue, non c'è neanche una cellula del nostro corpo che non sia nutrita dal sangue. Ci sono infiniti capillari, se si potessero stendere tutti i vasi sanguigni del nostro corpo umano, io una volta sentii un'informazione, si avrebbe una lunghezza superiore alla circonferenza della Terra in chilometri. È impressionante, cioè considerando, stendendo tutte le arterie, le vene, i capillari, arriveremmo a oltre 50.000 chilometri cioè in 1,5 metri, in 1,80 metri di corpo. Sì, quindi comprendiamo quanto è importante il sangue, come il sangue veramente è la vita di tutto il nostro essere. Ma poi nel sangue ci sono anche gli anticorpi, lo sappiamo, ci sono i globuli bianchi, i leucociti, e i leucociti hanno il compito di difenderci dai batteri, dai microbi, dai virus, dalle malattie, dal male. E nel sangue ci sono anche le piastrine. Le piastrine hanno il compito di favorire la coagulazione. Se il nostro corpo si ferisce, il sangue coagula e frena la ferita in modo tale da consentire alla pelle di rimarginarsi e da impedire l'emorragia del sangue. Come non pensare queste cose pensando al tuo sangue? Il tuo sangue è la vita della nostra anima. Né più né meno di come il sangue è la vita del nostro corpo. Il sangue è pulsato dal cuore, il tuo sangue divino è stato pulsato dal tuo cuore divino. Ecco perché la Chiesa celebra il mistero del tuo sangue subito dopo il mese dedicato al tuo cuore. Il cuore è il centro della vita. Tu vuoi la vita delle nostre anime. Hai detto nel Vangelo di San Giovanni: io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Quella vita che il nostro corpo biologico assume dal sangue, perché è nel sangue che va a finire tutto quello che noi assimiliamo, l'energia e tutta quanta la capacità nutrizionale. Tu ce lo doni attraverso il tuo sangue, e sappiamo che il tuo sangue noi lo riceviamo realmente attraverso l'Eucaristia, anche quando la riceviamo attraverso la sola specie del pane, perché anche nel pane consacrato è contenuto per concomitanza, come diceva San Tommaso d'Aquino, il tuo sangue. Certo, quando riceviamo la comunione sotto le due specie, che speriamo anche col nuovo messale sia ulteriormente dilatata, riceviamo anche proprio nel segno sacramentale, ecco, molto bello e molto importante il tuo sangue. Io personalmente apprezzo molto, ecco, questa modalità di distribuzione dell'Eucaristia, anche se evidentemente richiede le dovute accortezze. Quindi il sangue è la vita, ma il tuo sangue è anche la difesa da ogni male, dai batteri, dai microbi, dai virus che oggi ci mettono tanta paura. E cosa sono queste cose? Sono le tentazioni, sono le incursioni del nemico, sono tutte quante le fonti di male che in ogni forma e in ogni modo ci attanagliano. E nel sangue ci sono le piastrine, ci feriamo, ci aiutano subito a coagulare. Il tuo sangue è anche la guarigione da tutte le nostre ferite. Questa è una cosa forse ancora non adeguatamente approfondita, se non sporadicamente, sia dalla teologia che dalla spiritualità. Noi ci portiamo dietro una montagna di ferite, di non tutte di esse, anzi di pochissime, generalmente siamo consapevoli. Ma quelle ferite interiori sanguinano, fanno male, ci causano continue emorragie interiori, ci rendono incapaci di fare tante cose buone, fragili, schiavi di tante debolezze. E
chi ce le coagula quelle ferite? Chi ce le guarisce? Chi ce le sana? Ce le sana il tuo sangue. E ancora il contatto diretto col tuo sangue, attenzione, lo riceviamo attraverso i sacramenti della penitenza anzitutto, che dovremmo imparare a celebrare sempre più spesso, ma soprattutto sempre meglio. Voglia lo Spirito Santo che abbiamo invocato insegnarci a celebrare bene questo sacramento, che non è affatto semplice celebrarlo bene. Il pentimento profondo anche dei peccati più piccoli, ecco, anche delle imperfezioni che sono innumerevoli, e una sempre maggiore presa di coscienza di esse, che aiuta tanto anche la nostra anima a camminare nell'umiltà, nella conversione continua. Se diciamo senza che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e rendiamo inutile il tuo sangue. Ecco. I santi confessavano anche le più piccole imperfezioni, comprese quelle involontarie, e alcuni di loro le facevano in lacrime, facendoci vergognare a tutti quanti la nostra durezza e insensibilità. E poi il sangue lo riceviamo ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia attraverso questi sacramenti. Chi riceve bene questi sacramenti, ecco, entrando in pieno contatto con la forza vivificante del suo sangue, dovrebbe essere guarito da ogni ferita, dovrebbe essere immune, altro che vaccini, ecco, da ogni malattia spirituale, e dovrebbe avere una tale forza, una tale vita, una tale vitalità interiore da camminare speditamente nella santità. Voglia il cielo che di nessuno di noi si dica che abbiamo reso vano questo sangue versato da te con tutto questo amore, e questo sangue che è indispensabile come vita e come salvezza della nostra anima. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.